Buongiorno ragazzi, benvenuti o bentornati in un nuovo video e finalmente il nuovo mukbang. Spero di riuscire a mantenere il ritmo di una settimana. Tra l'altro, nuova mascotte, piccolo maialino. Ho riempito un po' il divano di peluche, quindi qua ci sta Pulcino Padre Pio, come l'ha rinominato la nostra amica Ale. Ci faranno compagnia qua dietro. Come sempre ringrazio tutti per le domande e nello scorso video mi avete anche fatto dei suggerimenti per quanto riguarda cosa ordinare questa volta. Quindi abbiamo tteokbokki, che sono gli gnocchi di riso, diciamo, piccanti. Posso dirvi, questo hanno un aspetto anche dignitoso. Oh no, l'ultima live di Yoongi, l'ho beccato adesso. Certo che abbiamo degli orari pazzeschi noi, eh. Il capello corto. Quindi dicevo, appunto, tteokbokki. E qui ho preso della frittanza, adesso l'ho messa qua in un piattino. È tipico infatti mangiarlo insieme o con il gimbap o con questi frittini. Io ho preso questi che sono una sorta di tipo piccoli peperoncini. Poi c'è una crocchetta di patata. Non chiedetemi quale sia il nesso, però con il panko è fritta. Il gamberetto. E questo qua, che adesso, nel senso, potrebbe essere qualsiasi cosa, diciamo che noi sappiamo la verità. Questo qua si chiama Kimmari ed è un roll di alga fritto con all'interno i vermicelli di riso. Lo taglio, momento di silenzio per favore, perché spero scrocchierà. Si vedono i vermicelli, spero di sì. Facciamo prima il nostro solito taste test. Devo fare così però, perché sennò mi sbrodolo tutta. Ho messo il livello piccantezza 2, c'era fino al 4, quindi dovrebbe essere una cosa media. Non è piccante. Allora, io mangio tantissimo piccante, quindi per gli standard coreani io non ho mai problemi, è rarissimo. Non mi sembra piccante, però mamma non mi va ad alzarmi a mettere la salsa piccante. Mangeremo così. Questo anche con la fish cake. Poi è pieno di salsa, vedete dove intingere tutta la nostra frittanza. Questo penso sia uno dei piatti più economici, letteralmente anche nei mercati vi costa tipo 3-4 euro forse. Pensi che prima o poi la cultura coreana possa diventare anche la tua? È una bella domanda, perché effettivamente è da qui che poi proviene, no, tutta la questione Corea Bu e Corea questo e Corea quell'altro, che la gente fraintende. Le persone che vengono qua per degli scopi, da quelle che vengono qua per altri scopi. E credetemi che voi le vere coreabù non l'avete mai viste, mai. C'è anche un ovetto di quaglia, uno. E per rispondere a questa domanda, assolutamente no, ma perché io non nasco coreana, non sono coreana e non sarò mai coreana, pensate un po'. Puoi, diciamo, adattarti, ma per una questione di rispetto, vivi nel loro paese. Ma per quanto riguarda il mio tipo di mentalità, io sono molto molto fiera e molto 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 felice di non avere la loro, perché hanno una concezione per alcune cose molto molto distante dalla nostra. Hanno una rigidità che non è pari a nessun altro e tutto ciò da tenera età. Gli viene sempre impartito questa cosa dell'essere all'altezza, che poi all'altezza di cosa? Non si sa, della società, degli standard. La prima cosa che mi dicono anche le persone quando vengono qua, sono tutti uguali, si vestono tutti uguali, le ragazze hanno sempre questo capello perfetto, idem i ragazzi, perché è una cosa che mentalmente gli viene impartita. Non gliene faccio neanche una colpa in realtà, perché dovete sapere che la storia della Corea è molto travagliata, a partire, vabbè, dalla guerra. Poi sono passati i giapponesi, che hanno imprigionato il popolo coreano. In questo momento la Corea sta riprendendo sotto tantissimi punti di vista, ma prima ne ha passate tante. Quindi anche la mentalità delle persone, specialmente più grandi, è differente, totalmente differente dalla nostra. Le generazioni attuali, diciamo che vanno un pochino meglio, riescono a empatizzare un pochino di più con noi, capiscono anche che ci possono essere differenze, viaggiano di più, c'è più informazione. Quindi spero di adattarmi sempre meglio, di imparare la lingua sempre meglio, ma che la cultura diventi la mia, quello lo vedo un po' impossibile, perché siamo veramente tanto tanto diversi. Altra domanda, questa volta me la fa Chiara. Di questo abbiamo parlato in live anche su Instagram. Io ve lo ripeto in continuazione, continuo a ripeterlo.
seguitemi sempre anche su Instagram, specialmente quando faccio live, perché ci sono gossip, ci sono cose nuove che magari non riesco a dirvi in altri modi. Quindi vi ho accennato anche di questo fatto. Quindi lei mi chiede: pensi di tornare a Roma per qualche giorno / vacanza? E la cosa è che appunto in questa live vi ho spiegato che avevo detto alle mie amiche, ai miei genitori, se magari sarebbero riusciti a venire verso fine anno per passare insomma un periodo insieme, fare un po' di feste, anche perché adesso è un po' che non li vedo, comincia a sentirsi quella così, non è una mancanza, però quella abitudine, no, che adesso non c'è più. Però ovviamente fare spostare tante persone era complicato e anche dispendioso, quindi abbiamo trovato questa via di mezzo. E ebbene sì ragazzi, tornerò in Italia per Natale. Torno in Italia e sto all'incirca 3 settimane, quindi ho il tempo di vedere tutte le mie amiche e fare le feste con i parenti e tutto quanto, così faccio felice anche le mie nonne, perché i miei e le mie amiche, ok, magari si sarebbero potute spostare, le mie nonne non prendendo l'aereo è un pelino un problema, quindi sono contenta di questa cosa. Tanto mangiamoci un gamberetto. È per questo che devo anche capire come organizzarmi bene con i vlogmas, che ovviamente farò. Quindi saranno metà in Corea e metà in Italia. Tornerò dopo ben maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre. 8 mesi, non sono mai stata 8 mesi lontana. Sarà una bella cosa. Ovviamente rispondo già, perché so che me lo chiederete: Ami non viene con me perché per 3 settimane non mi va di fargli fare lo sbatti di andare e tornare e fare. No, quindi lui rimane qui e mi godo le altre mie patatine puzzoline a casa. Non sono psicologicamente pronta a tornare ad una realtà italiana, ma tanto vivremo tutto insieme, quindi poi lo sapremo, ecco. Però sono contenta di tornare per Natale e vedere appunto parenti, cugini, amici. E Patti, vi rimando, ho preso anche questa domanda: quale sarà la prima cosa che farai e mangerai appena tornata in Italia? Allora, in realtà io le mie cose italiane preferite non è che ce ne siano tante, se non appunto pizza e alcuni tipi di pasta, ma non sono una grandissima amante, lo sapete. Cioè, paradossalmente preferisco il cibo asiatico, che qua si trova in tutte le salse, letteralmente. Quindi quando sto qui e semmai mi prendo voglia di pizza, ho i miei punti di riferimento, per dire. Però sapete cosa mi manca e cosa mangerò appena tornata a Roma? Un supplì grosso così. Che poi io ho scoperto che nel resto d'Italia non esiste. Cioè è una cosa prettamente romana. I supplì a telefono, tutte quelle cose. E io esco fuori di testa. Ultimamente mi stanno capitando solo video anche su YouTube di gente che prova i supplì. Ho trovato dei posti che adoro. Cioè mi fanno tipo, non lo so, un tour di pizzerie che fanno i supplì più buoni di Roma. Voglio diventare un supplì, letteralmente. E poi, allora, qui in Corea sono riuscita a trovare qualche pizzeria, appunto, ma nessuna che fa la pizza romana. E io, non perché sono romana, ma perché proprio mi piace tantissimo, preferisco appunto la pizza romana, che è più bassa e sottile rispetto a quella napoletana. E qui in Corea è rarissimo, rarissimo trovare una pizza che non sia almeno alta 2 dita. Quella di Marione, come vi ho detto, è buonissima, però non è romana. Quindi queste saranno le prime 2 cose classiche, ma che non passo mai di moda. Gaia invece mi fa una domanda a cui volevo rispondere. Tanto il tavolino si sta inclinando perché l'ho appoggiato sulle gambe per far vedere le robe. I rapporti di amicizia nel tempo sono cambiati rispetto a quando eri una ragazzina? Ho preso questa domanda proprio per le ragazze magari anche più piccoline, i ragazzi più piccoli che mi seguono e pensano, no, di 13-14 anni abbiano già vissuto le amicizie, abbiano già trovato le migliori amiche della vita, che per carità può succedere, attenzione, lo pensavo anch'io a quell'età, però poi subentra, diciamo, altro. Non per forza le persone litigano, semplicemente prendono strade diverse e quindi non c'è più quel andare nella stessa direzione e avere, no, le cose in comune, per cui comunque ci può essere un'amicizia. Molte delle mie amiche anche passate sono nei miei video appunto vecchi passati, quindi le avete conosciute, di alcune mi chiedete ancora ad oggi. E la cosa è proprio questa, che
In realtà non è mai successo nulla che dite avete litigato, è successo questo o quell'altro, niente. Semplicemente io mi ricordo proprio un giorno, specialmente con un particolare gruppo delle mie amiche, che siamo andate fuori una sera e non avevamo argomenti in comune, cioè loro parlavano di una cosa e io ero lì che volevo soltanto scappare via. E ho detto, oddio no, perché se non stai bene con le amiche è la fine, cioè non puoi comunicare tranquillamente, non puoi esprimerti alla fine. Quindi succede che i rapporti di amicizia cambino, anche perché crescendo poi si ha sempre meno tempo da dedicare. Un conto quando vai insieme a scuola, frequenti lo stesso liceo, non lo so, lo stesso università, e quindi per forza di cose vivi la vita non 24 ore su 24, ma quasi, con appunto le amiche o le stesse persone. E poi ti trovi che magari inizi a lavorare, inizi ad avere una casa, una famiglia, hai meno tempo anche da dedicare a queste cose. Se un'amicizia è vera, continuerà a durare sempre. Non c'è bisogno di parlarsi H24, non c'è bisogno di vedersi 7 giorni su 7. Se c'è un volersi bene reciproco, un costante impegno da entrambi le parti, come nelle più sane e semplici relazioni, si può assolutamente fare tutto sempre. Però per rispondere a questa domanda, ovviamente sono cambiate, e ti dico anche per fortuna, perché vuol dire che mi sono evoluta, come ovviamente è cambiato anche il mio modo di pensare e il mio modo di relazionarmi alle persone. Si cresce, si cambia, ci sta. Ho preso poi questa domanda, che non è proprio una domanda, però mi chiedeva: ti stimo e ti ringrazio, grazie a te ho il coraggio di partire per la Corea con una mia amica per, mi pare avesse scritto, un mese e qualche settimana, se poi ci incontriamo mi fa piacere, eccetera eccetera. E lo sapete, perché anche quando mi incontrate in giro per strada io mi sento chiamare Ilaria e dico oddio, per un attimo, sapete quando siete un attimo space out e non vi rendete conto di quello che sta succedendo? Dico, come può qualcuno conoscermi qui in Corea? E poi ci siete voi che mi fermate e magari mi dite, è grazie a te che ho conosciuto la Corea, grazie ai tuoi video, e sto seguendo dove sei andata, mi sono segnata tutti i posti, mi fa un immenso piacere. Quindi ho colto questa domanda non domanda per ringraziarvi anche sotto questo lato. Mi fa piacere se posso introdurvi a qualcosa di nuovo, se anche solo vi incuriosisce. Intanto mi mangio un atto di questo, che se sta freddo a tutto ci sto mettendo una vita a registrare questo video, quindi si sta mosciando tutto. Ovviamente se venite qua a Seoul e mi incontrate, fermatemi tranquillamente, non importa, tanto vanno fermato con tizi, cagli, sempronni, cioè veramente ormai ho una corazza, ho un'armatura. No, però veramente, a parte gli scherzi, mi fa super piacere che succeda questa cosa e ne sono molto contenta. In teoria ci sarebbe un'ultima domanda, che però lascerò sospesa proprio perché sono una bruttissima persona e soprattutto appunto vi ho già lanciato questa notizia sempre in live, dove c'è stato anche un cameo, il suo cameo speciale, quindi molti di voi hanno già anche interagito con lui tramite vie Instagram. E Alice mi chiede, come hai conosciuto il tuo amico, tra virgolette? Ve lo sto introducendo piano piano in realtà, perché io non voglio spiattellare nulla sui social, cioè parto già dal dirvi che probabilmente non lo vedrete per i prossimi mesi, sperando che vada avanti per mesi adesso. Vorrei autocufarmela, quindi anche in virtù di questo ci sto andando molto molto piano, però per ora sembra andare bene. E quindi quando avrò più certezze riguardo questo ragazzo vi parlerò anche di questa cosa, perché so che è un argomento che sicuramente incuriosisce e di cui siete molto appassionati. Ormai l'argomento nettare, perché una volta ci ha fatto troppo ridere in diretta, vi racconto la storia. No! No, disastro, disastro. Una volta è entrato in diretta e credo abbia tradotto la parola miele, qualcosa, invece di miele ha scritto nettare. E quindi ci ha fatto troppo ridere questa cosa e da adesso in poi lo soprannominiamo così, perché il suo nome vero in coreano è molto simile, a detta sua, perché poi io non capisco ancora questo nesso, alla parola honey. Quindi niente, fa tutto da solo in pratica. Giusto come poteva finire un tizio del genere, che tra l'altro in questo momento ci sta scrivendo, ma noi lo stiamo ignorando.
Va benissimo così. Quindi avremo modo di parlarne, magari in futuro. Chi lo sa? In faccia non credo di farvelo vedere. Magari potrete sentire la sua voce o presenza, prossime live, cose. Ripeto, se voi mi andate a seguire, poi lo saprete. Attivate sempre le notifiche così sapete anche quando faccio le dirette. Prima che mi casca sto vetto, mangiamolo. Le uovine di quaglia sono troppo buone. Non abbiamo assaggiato questa. Vabbè, c'è tipo una patata spiattellè. È tipo una crocchella. Ma mai vista io queste cose col tteokbokki? Vabbè. Quindi ragazzi, questo era il nostro mukbang di oggi. Io vi ringrazio come sempre per aver passato il vostro tempo con me. Spero di aver risposto un po' alle vostre curiosità. Scrivetemi qua sotto quale vorreste come prossimo cibo. Oddio, io non disegnerei un bel corn dog, è una cosa pratica. Almeno sto qua con queste salse, sto coso che sto sempre... pericolo che mi è sporco. Io vi saluto per adesso e ci vediamo al prossimo video. Ciao!